Buonasera e bentrovati dal nostro telegiornale. Dunque 50.000 imprenditori provenienti da tutta Italia hanno manifestato questa mattina a Piazza del Popolo per denunciare la difficilissima situazione delle imprese e chiedere al governo che si sta formando di lavorare su quelle che ritengono le priorità per non bloccare l'economia italiana. Accesso al credito, abbassamento della pressione fiscale, semplificazione della burocrazia e legalità. Ce ne parla Valentina Renzo Paoli. L'hanno definita una giornata storica per l'impresa italiana perché così tanti imprenditori insieme provenienti da ogni angolo d'Italia non si erano mai visti. La più grande manifestazione per gridare alla politica e al nuovo governo che si appresta a nascere che senza impresa non c'è Italia, che non c'è più tempo da perdere, che è pericoloso lasciare famiglie e lavoratori sull'orlo della disperazione. Erano in 50.000 a Piazza del Popolo, ribattezzata Piazza del Popolo degli imprenditori italiani, arrivati con i pullman in treno o in aereo da Pordenone, Palermo, Cagliari, passando per Pesaro, Urbino, Forlì e Parma, rappresentanti delle piccole e medie imprese di Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti, la spina dorsale del tessuto produttivo italiano, un comparto enorme che rappresenta il 94% della produzione italiana, il 69% del fatturato nazionale, il 58,8% dell'occupazione, un mondo che sta drammaticamente perdendo pezzi. Nel 2013 solo nel Lazio 33.000 imprese hanno chiuso i battenti, 91 al giorno, polverizzando 50.000 posti di lavoro. Un'emorragia che le imprese trasversalmente dal settore del commercio a quello del trasporto, del turismo e dell'artigianato non sono più disposte a sopportare. Ripresa dei consumi, abbassamento della pressione fiscale, semplificazione della burocrazia, accesso al credito e legalità sono le priorità che istituzioni locali e nuovo governo devono affrontare perché a rischio c'è la pace sociale, oltre che la sopravvivenza di migliaia di famiglie. Ora sentiamo le voci degli imprenditori tra difficoltà, paure, ma anche speranze. È la prima volta che ci ritroviamo in piazza così in tanti delle organizzazioni che aderiscono a Rete Imprese, quindi Confcommercio presente. Credo che con i numeri siamo oltre le 50.000 per quanto riguarda le presenze di oggi, quindi soddisfazione per questo momento, speriamo che ci ascoltino e possano dare risposte concrete in questo momento così difficile. Ecco, rispetto ai primi, il primo mese diciamo del 2014, quali sono i segnali che arrivano, che cosa vi aspettate, insomma c'è più un atteggiamento positivo o negativo rispetto al prossimo futuro? Ma diciamo che in questi ultimi mesi qualche lieve segnale positivo c'è stato in due direzioni, uno sulla ripresa del PIL, ovvero un molto timido più 0,1 che comunque crea un'inversione di tendenza, e l'altro invece è sul calo del ricorso alla cassa integrazione. Confesercenti di Siena, siamo arrivati con tre pullman stamani e siamo entusiasti di questo appuntamento che abbiamo fortemente voluto per tutte le nostre imprese. Le nostre attività più che altro sono del turismo e del commercio, e quindi le nostre aziende, come tutte quelle degli altri colleghi dell'artigianato, non ne possono più di questa situazione, del succedersi di questi governi che non fanno niente per il paese, e quindi è giunta l'ora di farci sentire e di vedere dare una svolta al paese. Quali sono le vostre difficoltà quotidiane? Le difficoltà quotidiane, in primis le banche hanno chiuso i rubinetti, quindi non c'è più credito anche per imprese sane, per le piccole imprese. La burocrazia non consente alle imprese di lavorare, ci sono troppi adempimenti, e la pressione fiscale è veramente, direi, ridicola. Da Parma. Lei è un artigiano? Artigiano. In che settore? Idraulica. Ha un'impresa, ha un'azienda? Io sono ditta individuale. Quali sono le sue difficoltà? Ho lasciato a casa tutti. Quali sono le sue difficoltà? Sono i pagamenti. Pagamenti perché si fa molto fatica a recuperare i crediti. Quindi voi realizzate il lavoro, però è difficile farvi pagare. Li prendiamo, però molto molto diluiti. Cioè siamo sempre a credito, abbiamo sempre dei crediti, quindi dobbiamo sempre appoggiarsi alle banche per poter andare avanti. Alessandria, siamo circa una cinquantina e tutto il Piemonte più di 1.000 persone che con vari mezzi sono arrivati. In
quali settori operate, quali sono le vostre attività? Il settore artigianato, quindi tutto quello che riprende il mondo dell'artigianato, quindi dal manifatturiero ai servizi, tutto quanto. Quali sono i problemi quotidiani che dovete affrontare? I problemi sono sempre i soliti, quelli dell'incertezza del diritto e dell'incertezza del credito che regnano sovrani e quindi non si può più fare a queste condizioni imprese in Italia. È stato catturato il secondo evaso dal carcere di Rebibbia.